capo. Ciao. Le piace la mia macchina fotografica? Oh, è magnifica, Tatu. Davvero magnifica. È il mio nuovo hobby. Una scelta giusta. Ci sono numerosi panorami spettacolari che si possono fotografare qui. Non mi piacciono i panorami, capo. Mi interessano di più le persone. Questo è il mio vero hobby. Un sorriso, prego. Le copie saranno pronte giovedì. Vieni da me da sola. E quanto li fai pagare i tuoi servizi fotografici, Tatu? Pagare? Capo, perché lei deve essere sempre così venale? Allegre ragazze, sorridete! Il signor Richard Delaney e sua moglie Dora. Sembrano simpatici, come mai sono qui? La signora Delaney pensa che sia per una specie di seconda luna di miele. Ma c'è qualche altra ragione? Oh, certamente, Tatu. Il signor Delaney ha un desiderio segreto che pensa di poter realizzare qui da noi. Provo a indovinare. D'accordo. È un desiderio che ha a che fare con una bionda spettacolosa. Ho indovinato? Si dà il caso che il signor Delaney sia un appassionato di baseball e il suo desiderio è condiviso da milioni di persone. Vuole giocare in una squadra di Serie A. Sia pure per un attimo, il signor Richard Delaney di Chicago, Illinois, vuole vivere un momento magico come superstar. Superstar? Ma se non ha neanche il fisico del raccattapalle. Martha e Walter Tate. I Tate sono disgustati dalla permissività della società odierna. Il loro desiderio trova riscontro in tanta gente come loro. Vogliono ritrovare un posto dove la moralità sia tenuta ancora in considerazione, dove i vecchi valori americani prevalgano ancora. Non sarà un'impresa facile. No, anche perché non avverrà esattamente quello che la signora e il signor Tate si aspettano. Miei cari amici, sono il signor Rourke, il vostro ospite. Benvenuti a Fantasylandia. Amore, mi scusi solo un secondo, torno subito. Certo. Signor Rourke, signor Rourke. Prego. Senta, vedo che è molto occupato e non vorrei disturbarla. Signor Delaney, lei non mi disturba affatto. Vuole sapere quando potrà iniziare con il suo desiderio, è così? Ecco. Tommy, Tommy, può venire un momento, scusi. Subito. È Tommy La Sorda, il manager dei Los Angeles Dodgers. Certo che è lui. È arrivato con un gruppo di campioni che si stanno preparando per una tournée. Tommy, il signore è la promessa del baseball di cui le ho già parlato. Ma certo, Delano, sono felice di conoscerla. Delaney, è davvero un onore poterle stringere la mano. Sto proprio per andare al campo per gli allenamenti. Ma giocheremo ancora nel pomeriggio. Sarei molto contento se fosse di notte. Sa, per la verità, signor La Sorda... Può contare sulla sua presenza, Tommy, e credo che proverà una grossa sorpresa quando lo vedrà in campo. Ci credo senz'altro. Grazie, signor Rourke. Ci vediamo più tardi, Delano. No, Delaney. Ancora non ci credo che è lui. Richard, chi era quel tizio con cui tu e il signor Rourke parlavate? Si chiama Tommy, simpatico, sai. Chiedeva se ce ne potevamo andare un po' a pesca oggi pomeriggio. Non ti dispiace, vero? Volevi andare dal parrucchiere? No, non mi dispiace.
Vacci pure e divertiti. Lo so che sei un appassionato di pesca, quasi quanto sei matto per il baseball. Mi avete chiesto di riportarvi nel buon tempo antico. Ebbene, davanti a voi c'è quella che realmente era una comunità del 1690. E quella vecchia casa bianca davanti alla bottega del relegatore sarà vostra per tutto il weekend. Molto graziosa, signor Rourke. Però devo avvertirvi amichevolmente di essere cauti, signori Tate. Lasciando la nostra epoca e ritornando nel passato, forse state facendo un investimento che può portarvi dei risultati che potreste non gradire. Non sono d'accordo, signor Rourke, ma la ringrazio per l'avvertimento. Le siamo molto riconoscenti. Salve. Arrivederla. Dobbiamo augurarci che la loro gratitudine non sia prematura. Andiamo, Walter, stai benissimo. Beh, proprio bene, no? Le scarpe mi urtano allo stinco. Vado a rimettere i mocassini. Sciocchezze, ti abituerai subito alla fibbia. Tirati sulle calze e mettiti il cappello. Non voglio che i vicini pensino che mio marito è un uomo trasandato. D'accordo, d'accordo. Andiamo. Aiuto! Soccorso, vi prego! Di grazia, porgetemi aiuto. Cos'è successo? Si sente bene? È stato Ned. Mi ha sbattuto per terra, mi ha dato dei calci, quindi è fuggito sentendovi arrivare. Un uomo non ha il diritto di trattare una donna in questo modo. Dove è andato? Oh, è ancora là. Ma fate attenzione, Ned è molto forte. Siete monsignore e madama Tate, Walter e Martha? Infatti, ma come lo sa? Perché apparite forestieri e noi aspettavamo giusto l'arrivo di un uomo maniscalco. Come? Sì, monsignore. Vi aspettavamo per affidarvi la fucina della nostra città. L'ho fatto solo qualche volta da ragazzo. Nella fattoria di mio nonno durante le vacanze. Senti un po', come l'avrà saputo Rourke? Rourke? Un nostro amico, non lo conosce. Oh, occorre affrettarci, madama Proctor. Il dottor Whitfield non sopporta che si arrivi in ritardo. Tutti dobbiamo andare. Tutti. Dov'è che bisogna andare subito? A che fare? Nella piazza principale. Dobbiamo andarci tutti, sennò saremo puniti. Andiamo. Testa alta laggiù in fondo! Ci vuoi provare, Fred? Quello è Steve Garvey. E dall'altra parte c'è Fred Lynn dei Boston Red Sox. Dai, Garvey, cerca di prenderne una almeno! La mando da te, Freddy. E George Brett del Kansas City. C'è anche suo fratello, Ken Brett. Ken Brett, di recente è stato il miglior giocatore dell'anno. E anche Ellis Valentin, giocava nella squadra delle stelle l'anno scorso. Sembra di vedere la squadra dei superstar. Sono tutti qui, proprio come lei mi aveva promesso. Sono contento che l'apprezzi, è meglio che si vesta. Gli spogliatoi sono da quella parte. Oh, sì, non si potrebbe guardare ancora un po'? La partita comincerà fra 10 minuti al massimo. Ha qualche difficoltà, signor Delaney? Sì, si tratta di mia moglie, è rimasta in albergo ed è sola. E credo sia meglio che lasciamo perdere per il momento. Signor Delaney, il desiderio che mi ha richiesto consisteva nel cimentarsi contro i migliori giocatori di baseball, non è così? Sì, è così, purtroppo. Purtroppo? Beh, signor Rourke, ho desiderato di essere un giocatore professionista per tutta la vita. Cioè, sognarlo è una cosa, ma trovarmi qui è differente. Si metteranno a ridere come pazzi alla prima presa che provo a fare. C'è un detto, la cosa più triste del mondo è la perdita di tutte le speranze meravigliose e dei sogni che non si realizzeranno mai perché chi li aveva sognati ha avuto paura delle risate degli altri. Tenga, le voglio dare un portafortuna.
Dicono che il grande Sandy Koufax giocò la sua miglior partita con questa palla. Abbia fede in se stesso. Abbia fede in Fantasylandia. Ehi, Delano, avanti, sbrigati. Hai una divisa nuova, fiammante, che ti aspetta. Ma io... Tu muovi le gambe, giovanotto. Senti qual è la tattica. Apriamo con Cathy Shunter, poi tocca a Ken Bradford, la seconda e la terza base. E se lui si smoscia, tu sarai il mio uomo, Delano. E Fred Lynn, Steve Garvey, George Brett, Ellis Valenti. Il signor Delaney dovrebbe sperare in un bel acquazzone. Sembra che si stiano divertendo tutti, no? E adesso, buona gente, basta con le scelerate allegrie. Sia portato avanti il vecchio Pooh. Quell'uomo è ubriaco. Infatti, madama Tate, è la terza volta questo mese. Silenzio! Vi esorto al silenzio! Così potrete udire il giudizio che renderemo in questo giorno. Ma chi è? Il dottor Whitfield, il capo più anziano della città. Shh. Ezechia Pug, sei stato accusato di vergognosa ebbrezza alcolica nella pubblica via. Come ti consideri? Colpevole. Ezechia Pug, per il tuo crimine, tu riceverai 30 frustate pesanti sulla schiena. Portatelo via! No! Oh, vi giuro che non ne berrò mai più una goccia. Vi prego, abbiate pietà! Pietà per un povero vecchio! Frustato. Oh, no! 30 frustate, ha detto. Walter, ma è una vera barbarie. Oh, non posso credere che gliele diano sul serio. Probabilmente vogliono spaventarlo, poi lo manderanno a casa. La legge per il bene comune deve essere applicata. Chiunque infrangerà le regole sarà punito inesorabilmente. Come nuovi venuti, dovete sapere che questo è il modo in cui viviamo. Queste buone persone sono Martha e Walter Tate. Piacere di conoscerla, dottor Whitfield. Ti porgo il mio benvenuto e ti ammonisco di essere ossequienti alle nostre leggi. Quell'uomo, Ezechia Pug, è indispensabile che riceva 30 frustate. Ezechia Pug ha agito immoralmente, per questo lui sarà punito. Sorella Charity, vuoi venire nella mia casa? Studieremo insieme le scritture e mediteremo sul diavolo che imperversa in questa vita. Vi ringrazio dal profondo del cuore, ma devo attendere alle faccende domestiche. Le faccende possono aspettare, l'anima no. Oh. Dottore, scusi, ma Charity dovrebbe aiutare noi oggi pomeriggio. Come preferisci, sorella Charity. Da parte mia avrei contribuito alla sua salvezza. Non vi accada più di mischiarvi nei miei diritti privati. Vi rendo grazie. Non avevo piacere per lo studio oggi. Non l'abbiamo aiutata ad evitare il dottor Whitfield senza uno scopo. Ci piacerebbe che ci mostrasse la città. Lo farò volentieri, con vero piacere. Venite. Mastro Fornaio, sarà meglio osservare attentamente i nostri due nuovi vicini. Secondo inning, lancia Hunter e la palla viene battuta. È un lungo rilancio verso il centrocampo e Valentin si muove verso la seconda base. Evidentemente Hunter non ha la sua giornata migliore. Qui è Gil Stratton che vi descrive l'azione mentre Steve Garvin viene alla battuta con la prima e la seconda base occupata. E Garvin batte la palla verso la linea a sinistra, ma è fallo. 0-1 su Steve Garvin. Beh, una bella bottega sul serio. La mia casa è proprio qui vicino. Pregherò perché mi sia permesso di rimanere accanto a voi. Certamente, perché dovrebbe andarsene? Credo che saremo tutti felici qui. Che grande piacere. Posso sperare che comprerete da me la legna da ardere? È così che mi guadagno il pane da quando mio marito è morto l'anno scorso per le febbri. Marito? Ma sei ancora una bambina. No, madame. Avevo 13 anni quando mi sono sposata. Potevo farlo 2 anni prima, ma mi sono trattenuta fino a che non ho capito le mie reali intenzioni. Il dottor Whitfield vorrebbe che io fossi la sua sposa, ma non avrò mai altro uomo che il mio povero marito. Andiamo, vi faccio vedere la bottega. Penso, una ragazza di quell'età già vedova. È triste. Beh,
Andiamo a dare un'occhiata alla nostra forgia, vieni. Non è stata usata da molto tempo, ma dando una ripulita a fondo e un po' di fuoco funzionerà perfettamente. Walter, c'è qualcuno qua dentro. Lo so chi c'è dietro quella zucca. Ethan! Ethan Proctor, vieni subito fuori. Madre, non mi punite, era solo uno scherzo. Mia cara Charity, non lo sculacciate. I ragazzi sono fatti così. Mi sembra che sia un ragazzo in gamba. Ma non posso essere permissiva, devo impedirgli di essere troppo frivolo. Il dottor Whitfield dice che l'allegria è la migliore arma del demonio. Il modo migliore per tenere lontano il diavolo è un lavoro pesante. Allora, Ethan, mi aiuterai a ripulire questa bottega? Posso accendere il fuoco, signore? No, prima dobbiamo ripulire tutto. Charity, che cosa è successo? È un segnale? Sì, è morto qualcuno. Ecco la carretta dei becchini. È il vecchio Puck, l'ubriaco. È morto sotto la frusta. Il giudizio del Signore per la sua vita peccaminosa. Non è stato l'Onnipotente a usare lo scudiscio. Quell'uomo è stato battuto a morte. La legge deve essere applicata. Avresti voluto che fossimo deboli con chi ha mancato alla parola del Signore? Ti chiedo ancora di venire nella mia casa per la salvezza della tua anima e mi preparerai il pasto della sera. Charity ti mangerà con noi. Walter, il dottor Whitfield mi spaventa un po'. Ken Brett al lancio è andato benissimo finora, ma potrebbe essere stanco. Un uomo in prima base, siamo al quinto inning con Hunter quasi a riposo e questo non gioverà al tiro. Ellis Valentina la battuta. Ken Brett ha cominciato perfettamente fino a che non è andato al secondo riposo. La vuoi un'altra meteora, Ken? Hai fortuna se riesci a vederla, Valentin. Brett pronto al lancio. Brett ha lanciato e Valentin colpisce duro mandando la palla verso il centrocampo. Corre verso la base mentre la palla tocca la rete dei 377 piedi. Valentin si ferma alla seconda base. Ti stai divertendo, Tatu? Capo, si è persa una gran partita. Davvero? Stanno 5-4 al nono inning. Come si comporta il nostro Delaney? Fino adesso bene. Non l'hanno ancora fatto giocare. Alla fine del nono non c'è ancora nessuno fuori gioco in questa partitissima fantasy land. Terza palla per il battitore. Ken Brett si è stancato troppo. Ha fatto ben 5 tiri impossibili. E questa è la quarta palla battuta come le altre. Le basi sono tutte piene e questo fa uscire la sonda. Come ti senti, Ken? Mi dispiace, sono distrutto. Beh, ti dico una cosa, hai fatto 5 tiri strepitosi. Sono orgoglioso di te. Delano! Delano! Forza ragazzo, vieni in campo! La sorda cambia il lanciatore e sceglie Delano. Delano numero 37 entra nel diamante. Eccoti la palla. Oh Delano. No, grazie, ne ho già una. In bocca al lupo. Grazie. Il pubblico applaude Brett per i suoi 5 lanci. Non sarà facile ragazzo. Hai le basi caricate, nessuno all'esterno. E 3 dei migliori battitori che si avvicenderanno davanti a te. Ma so che ce la puoi fare. Fai tutti i tiri di riscaldamento che vuoi. No, non mi servono. Fanno tutti un po' di riscaldamento. Beh, io no, io lancio e me ne vado. È pronto. Ok, giocate la palla. Ora Delano deve vedersela con i migliori battitori. Nell'ordine George Brett dei Kansas City Royals, Steve Garvey dei Los Angeles Dodgers e Fred Lynn dei Boston Red Sox. Che colpo per un lanciatore sconosciuto. Sarà un test terribile per Delano, che non ha fatto neanche un tiro di riscaldamento. George Brett è pronto. Siamo al primo lancio. E la mazza manca la palla. Uno strike.
su, George Brett, secondo lancio. Sto ancora scaldato. Due strike. Arbitro, dai un'occhiata a quella palla. Dammi la palla, Romy. Non è una palla truccata, ma fa delle cose incredibili. È tutta regolare, George. Tiro valido. Attenti a questo tiro. Terzo strike. Eliminato. Terzo strike. Ed è strike out. Niente male. George Brett dei Kansas City Royals fuori in tre lanci. Ci vorrebbero ancora due strike out per salvare la partita di Ken Brett. Ecco Steve Garvey dei Dodgers alla battuta. Beati potenza. Delano lancia e Garvey manca clamorosamente. Come diavolo ha fatto? Non è una palla uguale. Non ha nessuna irregolarità, ma si comporta come se fosse piena di tutti i maledetti trucchi. Due strike. E Garvey sbaglia per la seconda volta. Delano ha la palla vincente per eliminare Steve Garvey. E ci è riuscito. Tre strike out per Garvey in tre tiri consecutivi. Con soli sei tiri ha eliminato George Brett e Steve Garvey. Adesso tocca alla stella dei Boston Red Sox, Fred Lynn, che viene alla battuta. Fred ha il vantaggio di essere mancino, ma Delano sembra aver preso confidenza. Sarà difficile che sbagli. Una ancora strike. Un tiro imprendibile. Non ho mai visto niente di simile, senza neanche un tiro di riscaldamento. Ed eccoci al secondo tiro. La palla volteggia due senza reazione apparente e Lynn addirittura prova a battere. Dove hai imparato a lanciare? L'ha già presa. Manca un solo strike per risolvere la partita. Ecco il lancio. Tre strike. Eliminato. Io credevo di saper giocare a baseball. Ha eliminato la squadra intera. La partita è sua. Una emozionante serie di lanci da un lanciatore virtualmente. Bravo, bravo, posizionato. Sei un lanciatore nato. Grazie, Ellis. Il signor Rourke. Signor Rourke. Ce l'ho fatta. Ci sono riuscito. Ho eliminato tre dei migliori battitori di baseball. Sono molto lieto per lei. Io non ci credo ancora. Il mio sogno si è avverato. La ringrazio infinitamente. Grazie, Tatu. Ehi, Delano. Delano. Ehi, sei stato grande sul campo. Mi chiamo Delaney. Delaney. Richard Delaney. Certo, Delaney. Spero solo di vedere il tuo nome dietro l'uniforme dei Dodgers la prossima stagione. Come? Faccio subito un interurbano. Ci sto andando adesso. E se trovo qualcuno al nostro ufficio contratti, lo faccio venire qui domani a vederti in azione. Tu puoi giocare domani, vero? Sì, credo di sì, ma... Senti, io devo fare presto, ma promettimi prima una cosa. Sì. Che non firmi con nessuno fino a che non ti potremo fare un'offerta noi. Sicuro, Tommy, contaci. Sentirò quello che vorrete offrirmi, eh? Grazie. Ora devo andare, ragazzo. Ok. Contratto, soldi, successo, carriera. Mica male. Buonanotte, Ed. Buonanotte, madre. Ethan si addormenterà subito. Charity, Walter e io abbiamo deciso che starai qui finché tuo figlio non si sentirà meglio. Le stanze sopra la bottega sono troppo umide. Vi ringrazio per l'accoglienza che ci avete fatto in casa vostra. Non ricevevamo una gentilezza da tanto tempo. Come mai? Credevo che tutti in città ti volessero bene. Sono una giovane vedova e così rappresento una tentazione per gli uomini sposati. Il dottor Whitfield mi ha chiesto di sposarlo il più presto, prima che corrompa la comunità, oh, e così... Oh, basta con i discorsi seri. Vediamo se ci possiamo un po' distrarre. Sono anni che non suono, ma è come saper andare in bicicletta. Cos'è una bicicletta? È un mezzo per spostarsi. E una volta che hai imparato, non te lo dimentichi più. Adesso zitte e cominciate a ballare. Proviamo. Vieni, Charity. Avanti. Visto? Giriamo. Dall'altra parte. Inchino. Che modo di bestemmiare è questo? Quando cade la sera, gli uomini di buona volontà fanno meditazione e pregano, se no le forze del diavolo li possiedono. Le forze del diavolo? Era solo un divertimento innocente.
Infiammare la passione di una giovane vedova sembra eccitare il tuo piacere. Mastro Weaver ha ragione. Sei stata una donna libera per troppo tempo ormai. Domani mattina sarai mia sposa. No, io non vi amo, dottore, perciò non diventerò mai la vostra sposa. Questa è opera tua, Mastro Tate. L'hai fatta ribellare contro la città e contro la saggezza degli anziani. Per tutto questo tu sarai punito. Prendetelo! Toglietemi le mani di dosso! Lasciate libero mio marito! Dottor Whitfield, vi prego! Può darsi che una punizione esemplare gli insegni ad essere più umile. Che sia messo alla gogna! La punizione avrà luogo pubblicamente all'alba. No, lo lasci stare! Non so da quale contea veniate, madame, ma le azioni di vostro marito sono un crimine qui nella città di Salem. Salem? Non scherzare con me, Mastro Tate. Sai bene che siamo nel Massachusetts, visto che ci abiti. Salem. Le persone venivano mandate al rogo. Lo fanno ancora, se la condanna del dottor Whitfield lo prevede. Andiamo. Mangerà qui questa sera con sua moglie? Beh, veramente abbiamo appena finito. Una cucina deliziosa. Come tutto qui all'isola. È gentile, sono contento che si diverta. Lei e sua moglie dovreste essere terribilmente eccitati, eh? Beh, sa, veramente non le ha ancora detto nulla. Come? Non gliel'ha detto? No, avrei voluto una mezza dozzina di volte, ma come si può convincere qualcuno che invece di andare a pescare ho eliminato tre dei migliori battitori di baseball nel nono inning con tutte le basi occupate? Sì, certo, capisco. E già, e se domani le cose andranno bene, glielo dirò. Domani? Sì, signor Rourke, è incredibile quello che sta succedendo qui. Non può neanche immaginarselo. Infatti. Allora, sua moglie la starà aspettando. Ne parliamo dopo. Avevi proprio bisogno di questa vacanza, Richard. Non ti ricordavo così felice, sicuro di te e carino dai tempi dell'università. Oh, ci sono i Maxwell. Vuoi forse dire il mio capo? Sì, mi sono dimenticata di dirti che c'erano anche loro. Li ho incontrati oggi pomeriggio alla piscina. Mi è sembrato molto contento quando ha saputo che c'eravamo anche noi. Perché è qui? Perché vorrebbe parlarti di un affare domani nel pomeriggio. Domani pomeriggio è impossibile. Amore, ha detto che non richiederà molto tempo, solo un paio d'ore. Senti, non è giusto, siamo in vacanza. Ma amore, il signor Maxwell è il tuo principale. E non rimarremo a Fantasylandia per tutta la vita. Per i suoi blasfemi crimini, che la punizione si abbatta su di lui. Ma pregate che non si prenda le febbri quando avranno finito. Il mio povero sposo morì così. Tuo marito fu torturato? Sì. Mi baciò sulla piazza del mercato credendo che nessuno ci vedesse. E il dottor Whitfield lo fece immergere 8 volte. Grazie, forse la miglior bistecca della mia vita. Delaney, allora è qui. L'ho cercata dappertutto. Sua moglie non le ha detto che la volevo? Sì, me l'ha detto, signore, prima di fare il giro dell'isola. E allora, perché non è venuta nel mio bungalow? Sa, credo perché ho letto da qualche parte che Sandy Koufax mangia sempre una bistecca prima di giocare una partita. Si può sapere di che cosa parla?
Si rende conto che dobbiamo documentarci prima dell'incontro col cliente di oggi pomeriggio? Gliel'ha mai detto nessuno che lei è un gran maleducato, signor Maxwell. È per questo motivo che la Maxwell è rimasta sempre una ditta di second'ordine. Non sono venuto nel suo bungalow perché dovevo fare altro nel pomeriggio. Doveva fare altro? C'è qualcosa più importante del lavoro? Per cominciare una partita di baseball. Baseball? E per finire, dirle cosa penso di lei e sentirmi un uomo. Delaney, se adesso si allontana da qui, seguite ad andare a spasso, perché non lavorerà più nella mia ditta. Questo è un altro difetto della sua conduzione aziendale, tipico della Maxwell. È sempre così stupidamente ovvio. Oh, per quanto tempo ho dormito? Quasi tutto il giorno. Come ti senti? Oh, raffreddato. Ho i dolori nelle ossa. Vorrei una doccia calda e una tazza di caffè, seduto davanti al televisore. Cominciano a mancare anche a me queste comodità. Troppo tardi per pensarci adesso. Abbiamo il nostro desiderio e dobbiamo godercelo fino alla fine del weekend. E poi Charity ha bisogno di noi. È molto preoccupata per la tua salute. Sai, Marta, non dobbiamo permettere che quel Whitfield le metta le grinfie addosso. Io credo che è troppo... Il mio Ethan ha le febbri. Oh. Ha cominciato così anche suo padre, freddo alle ossa. Raffreddore. Vieni. Quella febbre del diavolo. Siediti qui. Non devi preoccuparti, Charity. Marta era infermiera da ragazza, sa cosa fare. Il polso va bene. Le glandole sono appena un po' infiammate e la febbre non è alta. È solo un po' di influenza. No, mio figlio ha preso le febbri e deve essere esorcizzato. Morirà come suo padre. Pregherò il dottor Whitfield di occuparsi di lui. Non è necessario, Charity. Vedrai che Ethan guarirà. Probabilmente è un'allergia. E anche un po' di influenza. Charity! Dove vai? Speriamo che ci ripensi prima di arrivare da Whitfield. Dammi un mestolo d'acqua, per piacere. Mi prendi sempre in giro. Dici che porto con me una farmacia quando viaggio. Ma un paio d'aspirine e un antistaminico e il pericolo è passato. Tieni, mandala avanti. Giù. Un'altra. Bravo, figliolo. Ancora una sola. Su. Con un po' d'acqua. Ecco il nuovo lanciatore dei Los Angeles Dodgers che attraversa il campo. È il sensazionale Richard Delano. Signore. Sì, che c'è? Quando comincia la partita? Oh, non comincerà prima di un'ora almeno. Sono venuto con un po' di anticipo. Lei è uno dei superstar? Beh, no, non esattamente. Sto qui per provare oggi. Sono un lanciatore. Sono andato benino ieri. La posso riscaldare? Ho il mio guantone. Sai, di solito non lo faccio, ma... D'accordo, vai in piazzola. Sei pronto? E tu saresti un lanciatore? Scusami, mi deve essere scappata di mano. Scommetto che non riesci a eliminarmi. Non fare la sciocca. Guarda che lei è brava. Cosa le succede? Ha paura di me, signore? Ma come posso aver paura di te? Allora mi faccia provare. Le ho detto che non ero male, signore. Provaci ancora. Forse ha avuto solo fortuna. Già. Chiama la fortuna. Salve, come va? È finito il sogno. Signor Delaney, il suo desiderio era quello di lanciare contro i migliori campioni del baseball. Non è quello che ha fatto ieri. Certo, ma il mio capo. Vuol dirmi che cosa racconto al mio principale? Sì, so tutto, signor Delaney. E mi dispiace. Sul serio. Mm.
Non la capisco, capo. Cioè? Ha agito crudelmente, capo. Perché ha permesso che succedesse? Ho permesso che cosa? Quel povero Delaney. Ha avuto l'esistenza stravolta, completamente. Ha perso anche il lavoro. Sembrerebbe così. Ma non dimenticare, Tatu. Questa è Fantasilandia. Fate largo, fate largo. Mi occupo io del giovane. Deve essere salassato e purgato fino a che i vapori che gli infettano lo spirito siano cacciati dal suo corpo. Cosa fa Whitfield? Cosa c'è in quella pentola? Solo sanguisughe, signore. Che cosa si aspettava? Succhieranno il veleno dalle sue vene e gli porteranno sollievo. Stia lontano da lui. Non gli servono né sanguisughe né purghe. La febbre se n'è andata. È vero, mio figlio non è più malato. Allora è vero che hai impiegato mezzi satanici per succhiargli la febbre dalle membra. Ascolta l'accusa che ti faccio. Thomas Goodfriend! Signore! Dici, qual è la tua testimonianza? Con questi occhi ho visto questa donna e quest'uomo fare delle strane pozioni al ragazzo con molti incantesimi e facendo suppliche al demonio. Stai mentendo! Gli abbiamo solo dato un'aspirina e... Ecco, signore, gli strumenti di Satana. Cos'è questo? L'evidenza che sono colpevoli. Martha e Walter Tate. Voi siete giudicati colpevoli di essere servi di Satana. Una strega e il suo consorte vennero qui per distruggere la pietà e la fede. E per questo crimine sentenzio che siate bruciati sul rogo al levar del sole. E possa Dio aver pietà delle vostre anime. Basta! Chiamate Rourke e ditegli di piantarla con questa storia. Io non conosco nessun Rourke. È un altro dei nomi di Belzebù. Ho lo spirito con cui usi comunicare i tuoi desideri al Signore delle Tenebre. Portate via i peccatori. Oh, oh no! Oh. Sei così taciturno stasera? C'è qualcosa che non va, caro? Forse posso aiutarti. No, sto bene, cara. Ho solo un po' di mal di testa. Lo sai che intuisco sempre quando hai dei problemi. Salve, Delaney. Signor Maxwell. Sono venuto a scusarmi con lei. Scusarsi? Ho pensato molto a quello che ha detto sulla mia compagnia. Sono un rozzo, forse troppo prevedibile. Ma fino ad oggi non mi ero accorto di avere nella mia dita qualcuno con il coraggio di dirmelo. Gradirei che venisse nel mio bungalow domani, così potremo discutere del suo futuro nella compagnia. E mi creda, figliolo, lei ha un futuro. Grazie. Salve. Ma che cosa gli avevi detto di così importante? Nulla, cara. Questa è proprio Fantasilandia. Riuscire a toccarti la mano, ma non ci riesco. Non riesco a credere quello che ci sta succedendo. Pensi che ci manderanno al rogo sul serio? Non ci devi pensare, cara. È un incubo, capisci? Non sono molto coraggiosa. Lo sarai, cara. Certamente lo sarai. Che succede? Ehi, Madama Quigley. Cosa ci fate qui dentro? Mi mancavi, Thomas. Non ti ho visto venire alla taverna stasera, così sono venuta a trovarti. E a farmi compagnia. Così ti mancava il vecchio Thomas. Beh, andiamo a casa mia. È meglio che ci sbrighiamo nel caso il dottor Whitfield fosse da queste parti. Potrebbe vederci. Charity, non dovresti essere qui. Non parlate fino a che non sarete fuori. Ho pagato Madama Quigley per distrarre Mastro Goodfriend e potervi liberare.
Adesso andate, salvate le vostre vite. Vieni con noi. Non no. puoi restare qui e lasciare che Whitfield ti forzi a sposarlo. Vi prometto che non lo permetterò mai. Vi avrò sempre nel mio cuore. Ma adesso correte, anche vi prego, noi via. Non potremo dimenticarti, Charity. Grazie. Fermate i prigionieri, fermateli! Allarmi, allarmi! La strega sta scappando! La strega sta scappando! Non devono esercitare altre pratiche sataniche! Uccideteli a vista! Uccideteli! 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 Ammate! Forza! Uccidiamo! Non ce la faccio, credo sia slogata. Slogata o no, dobbiamo scappare di qui. Forza, vieni. Marta, corri! Guardate in ogni vicolo, dietro ogni angolo, non devono scappare. Va bene. Va bene, da questa parte, voi due. Non possiamo restare. Il sole sorgerà tra poco. Ci troveranno. Non ce la faccio fare un passo di più. Amore, devi riuscirci. Ti ricordi la foresta davanti alla casa? Il posto dove Rourke ci ha lasciati? Se riusciamo a raggiungerla è fatta. Dai, amore. Vieni. Provaci. La strega. Eccoli laggiù. Sì, non c'è amore, devi farcela. Oh, signori Tate, che piacere rivedervi. Avete poi trovato la perfetta moralità e la semplice vita che desideravate tanto provare? No. Abbiamo trovato solamente ignoranza e intolleranza. È un essere mostruoso che usava la paura per governare sulle persone. Davvero? Ma guarda, sembra che stiate parlando di questo secolo. O di qualsiasi altro secolo nel quale l'uomo è stato costretto a vivere oppresso dal bigottismo di certi personaggi. Ma lasciamo perdere, ne parleremo dopo. Mi rendo conto che siete esausti. Prego, dopo di voi. Bene, signor Delaney, spero che sia soddisfatto del suo soggiorno. Oltre ogni sogno possibile. Non ha realizzato solo un mio desiderio, ma due. Ah, no, no, se si riferisce ai nuovi rapporti che ha instaurato con il suo capo, quello è stato tutto merito suo. Signor Rourke, mio marito aveva proprio bisogno di questa vacanza. Doveva rilassarsi, non fare nulla, niente emozioni. È la terapia che gli avevo consigliato. Non lo vedevo così rilassato da anni. Sono lieto per tutti e due di avervi dato la tranquillità necessaria. Vi auguro un viaggio piacevole. La ringrazio infinitamente. Di nulla, signora. Arrivederci. Buon viaggio. Arrivederci. Lo farò. Scriva una cartolina. Vogliamo ringraziarla per il desiderio che ha realizzato. Abbiamo imparato delle cose molto importanti. Vivere in un appartamento senza bagno non è facile. No. No. Ma ogni epoca ha le sue difficoltà. Cercare di sfuggire la realtà non è una soluzione. In tutti i tempi, passato, presente o futuro, non bisogna essere bigotti. Arrivederci. Arrivederci.
Salve. Arrivederla. Grazie di tutto. È stato un piacere. Scrivo una cartolina. Sì, vieni, presto. Mettiti là. Sorridi, cara. No, 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 aspettate tu un momento. Cos'è che non va? Le fotografie non possono venire se lasci questo. Che cos'è? Protegge l'obiettivo. Da quanto ce l'hai sulla macchina? Da quando l'ho acquistata. Allora tutta la pellicola che hai comprato l'hai sciupata. Pellicola? E chi la usa la pellicola? Un sorriso per la stampa.